Ciao a tutti amici e bentornati in The Forest, come al solito io sono Amorus, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Amici, sono già all'opera a recuperare la legna perché in questa puntata vorrei ottimizzare, o per meglio dire costruire un po' meglio, intanto guardate quel fossone che c'è, costruire un po' meglio che cosa? Ovviamente la nostra houseboat, come si chiama, cioè la casa praticamente sopra all'acqua, che abbiamo finito di costruire nella scorsa puntata. Olè, tutte le piume che mi servono, perfetto, tira su tutte le piume che mi servono. Questo è il buco immenso che avevamo visto e che dobbiamo raggiungere esattamente lì in fondo, però ci sono delle aperture sui lati e vi ho detto nella scorsa puntata che si è suicidato, cioè il cerbiatto si è suicidato. Vabbè, comunque, vi avevo detto che... sono qua. Vi avevo detto, ovviamente, che saremmo andati. Sì, però prima vorrei portare un attimo avanti la nostra bellissima casa in maniera tale da avere un altro fortino. Quindi, prima cosa quella. No, cadi di qua. No, cade tutto, perfetto. Qualcosa è volato giù. Qualcosa mi sa che è volato giù. No, abbiamo avuto fortuna. E poi magari fare anche delle trappole che non abbiamo potuto fare, anzi, che abbiamo fatto nell'altro fortino, ma non abbiamo mai potuto provare. Perché non abbiamo mai potuto provare? Semplicemente perché nell'altro fortino non mi hanno mai attaccato in maniera pesante, soprattutto mentre registravo. Quindi diciamo che per quanto mi riguarda ci sono tronchi a gogo che lasceremo qua per ora, visto che non ci stanno. Però per quanto mi riguarda dobbiamo fare delle trappole e vorrei anche testarle delle trappole, come vorrei testare anche altre cose. Eccoli qua, guardateli dove sono, e praticamente non mi hanno visto. Praticamente non mi hanno visto, amici. Cioè, sono là e non mi hanno visto. Cosa cavolo stanno facendo? Guardateli. Che diavolo stanno facendo? Sono tipo fermati a pregare. Ok, allarmato uno, allarmato tutti, ovviamente. Avete visto come si è spostato? Adesso ci stanno attaccando. Si stavano fermando a pregare. Ok, amico, va bene. Ok, calmi, via. Non si scherza più qua. Vieni qua. Tra l'altro mi servono anche le ossa, quindi faresti anche comodo. Oh, attenzione! Attenzione amici, questi sono abbastanza cattivi. Via. Ok, uno è andato. Lo carichiamo in spalla e lo portiamo esattamente qua. Qua dove c'è ovviamente... Ah, qua possiamo mangiare, fantastico. Dove c'è il nostro fuoco. E andremo a riaccendere, ad alimentarlo se becco. Innanzitutto buttiamo questo qua sopra il fuoco, là. Perfetto, vediamo se c'è qualcun altro in giro ancora. Altrimenti abbiamo, tanto abbiamo già recuperato il legno, quindi. Però avete visto che cosa strana? Si sono messi a pregare praticamente in questa zona, praticamente qua, davanti a questo... Cosa orribile. Lasciamola qua, non rompiamola perché sono cose curiose del gioco queste. E dove cavolo... Ah, i trucchi sono lì, ok, perfetto. Andiamo a portare questi qua a casina, mentre lì il cadavere si brucia, si consuma e diventeranno ossa. Che cavolo è successo? Ok, c'era una lucertolona che mi passa davanti e mi incrapa via tutta la mia slittina. Maledetta lucertola. Devi stare calma, lucertola. Devi stare calma.
Ora, portiamo tutta questa roba qua e vediamo un po' cosa si può fare per adornare la base. Innanzitutto lascio qua questa, andiamo a vedere nel libro. Libro che ovviamente ci fa vedere delle cose interessanti. Dunque, ci sarebbe da fare, in teoria, giusto per seguire anche ovviamente i vostri consigli, dovremmo fare una platform, quindi qualcosa per il porto da mettere lì vicino, ovviamente alla houseboat. Poi vedremo se riusciamo anche ad attaccarla lì in qualche maniera. Comunque, altre bonfence, bisogna finire lì il pezzo lì. Poi abbiamo, possiamo fare la catapulta. Non l'abbiamo mai fatta, ma la possiamo fare. Direi di farla però qua da questa parte qua, cioè in questa maniera qua. Non sarebbe male. La catapulta praticamente vedete che lancia praticamente così, però al posto della catapulta potremmo anche fare un'altra cosa che mi avete detto e vediamo se la trovo. Potremmo fare il rope swinging trap, non sarebbe male, il nose trap, è fantastico. Però serve un albero e anche questo credo che serva un albero. Sì, serve un albero. Oppure possiamo fare questo, l'Happy Birthday Trap eccezionale, mi piacerebbe provarla tantissimo. Io quasi quasi, che tra l'altro è quella che avevamo già fatto, però non l'avevamo mai provata. Quindi questa qua, ad esempio, qua dove loro passano e corrono, sarebbe un'ottima cosa. Ad esempio, girata per così. Potrebbero finirci dentro. Ora, serve un po' di cose. Dunque, mi avete scritto anche che in fondo a sinistra c'è quello che serve per fare questa trappola. È vero, però le scritte sono minuscole. Mi trovo meglio a vedere quelle in basso, le icone. Là. Perfetto. Praticamente è quasi fatta questa trappola. La piazziamo qua perché qua vedo che corrono ogni tanto, quindi potremmo. Ok, no, abbiamo messo tutti. Servono solo i bastoncini. Perfetto. Allora, se servono solo i bastoncini, vado a recuperare anche l'altra legna. Vado a recuperare i bastoncini. E poi finiamo questa. Poi vediamo come addornire anche, ovviamente, la nostra. Qua c'è un bastoncino gratis, praticamente. Uno, due. Poi vediamo anche come addornire la nostra casa, magari costruendo sempre se si può. E questo che cavolo è sempre quella cavolo di lucertola prendo dentro. Ovviamente costruendo magari un letto, una panchina oppure qualcosa, giusto per vedere. È un test comunque, amici, non so assolutissimamente se funzionerà. Non so se sì, la luce l'abbiamo messa, questo è vero. Non so però se qualche altra cosa funzioni in quella casa galleggiante che trovo anche molto comoda, tra l'altro. Ok, recuperiamo un po' la stamina, che è i minimi storici. Là, perfetto, questo qua lo andiamo a tirare giù. Vai, 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 vai. E anche questo qua lo andiamo a tirare giù. Là, distruggiamo invece la facciata qua, che la stavano fregando. Ora, io sinceramente non so perché stessero pregando questa faccia qua, però mi pare così, diversa dalle altre. Quindi può essere che magari, ne abbiamo 17, ne possiamo prendere altri. Può essere che magari, e dico magari, sto ipotizzando, sia qualcuno che abbiano ucciso di importante o che magari abbiamo visto senza testa da qualche parte. Difficile capirlo, difficile veramente capirlo questa cosa. Veramente difficile capirlo. Ok, abbiamo 19 legnetti. Andiamo tranquillamente qua a recuperare i tronchi che abbiamo lasciato prima. Ovviamente ci servono per fare altre costruzioni. Uno ci dovrebbe stare proprio tranquillamente. Tacca, lo andiamo a recuperare qua un altro tronchino e arriviamo, tronchino, rametto e arriviamo a ben 20 rametti, quindi ottimo. Io direi che dopo questa puntata di
in cui andremo ad adornare, addobbare, diciamo, la casa, nella prossima puntata possiamo finalmente andare a fare un giro sotto là e vediamo cosa diavolo succede. Ok, mangio anche, giusto tanto. Bella carbonizzata la carne, ci sta. Mangiamo anche questo, già che ci siamo. Un'altra carbonizzata, è totalmente carbonizzata, non dà nulla, sembra. Forse l'abbiamo lasciata troppo sul fuoco, però abbiamo recuperato anche le ossa, importanti per continuare, ovviamente, la nostra base. Allora, ci dobbiamo fermare lì subito. Allora, c'è. Oh cavolo! Oh che cavolo! Abbiamo lì il mostro, amici. Allora, finiamo questo. Là. E c'è lì il mostro, come potete ben vedere, là in fondo. Non so se l'avete visto. Eppure c'è il mostro e noi non abbiamo delle frecce. Fantastico. Però potremmo. Vedete? Lo vedete là? Perfetto. Potremmo testare in realtà subito la trappola. Quindi per testare la trappola. Dobbiamo finirla così, perfetto. Ok. Ok, avete visto come funziona? Ora, se noi la carichiamo e facciamo andare lì il mostro, io ci provo. Sto dicendo, prima di tutto mi prendo la katana. Il mostro dovrebbe essere qua da qualche parte. Eccolo lì. Guardatelo là. Che cavolo fai lì? Amico? Prima di tutto, non per sfiducia, ma mi faccio uno di Energy Mix. Mi vado a mangiare per aumentare la stamina. Guardatelo! Sto schifoso! Ok, via, 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 via. Ci sta inseguendo, amici, eh? Ci sta inseguendo. Guardatelo. Guardatelo qua. Ok, quando fa così non è un grosso problema. È un problema quando si alza tutte e due le gambe. Guardate, è proprio sono tre persone in uno praticamente. Guardate. Amico, vieni qua. Sto cercando di attirarlo, però non proprio non. Non si interessa a me, sembra. Forse adesso sì. No. Sì, ok. Capiamo. Lo sento molto vicino. Era molto vicino a noi. Ok, adesso arriva ancora. Dobbiamo in qualche modo farlo venire fino a qua per provare la trappola. È un test veramente. Non sarebbe da fare con questi mostri del cavolo. Vediamo un po' se lo. Atterriamo, vieni, via, vieni, amico. Vieni qua. Vieni. No, niente, ha fatto il giro, amici. Non è stupido, però potremmo metterci qua adesso. Vieni, vieni, vieni. Vieni qui, sono qui. Vieni dritto. Preso. Preso e non ha fatto una ceppa, però. Preso ancora. Finché rimane lì, in teoria. In teoria, finché rimane lì. Ok, adesso è passato. Mamma mia, che schifezza. Facciamo il giro ancora. Grabugliamolo dentro. Però non si fa praticamente nulla qua. È tutto. Ok. Abbiamo preso, abbiamo disfatto. Attenzione, ci segue. È un po' una gara. Ok. Ok, sta trappola qua contro i mostri fa veramente poco. E adesso ci segue ancora. Noi giriamo attorno. Dai, vieni qua. Vieni qua. Dai, forza, vieni, fatti sotto, vieni qua, vai, 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 vieni qui, vieni, vieni più avanti, no, vieni più avanti, dai, su, forza, cioè questi mostri, tra virgolette, ormai che siamo arrivati alla 35 puntate, non so quante cavolo sono, all'inizio erano pericolosissimi, adesso invece, guardate, cioè, abbiamo, attenzione, salta! Pericoloso. Cioè abbiamo più dimestichezza. Guardate con. Che cavolo. Cavolo salti. Salta ancora. Attenzione.
Comunque è pericoloso perché è pesantemente. Guardate, cioè potente, potente di brutto. Comunque, come ogni volta in questo gioco, iniziamo. Dove cavolo? Vai, salta. Oh! È morto, è morto. Iniziamo in un modo e finiamo in un altro. Questo è un peccato che non riusciamo a farlo a pezzi. E questo mostro, guardate che schifezza, non si può fare a pezzi. Ok, e abbiamo provato che la trappola fa veramente schifo. E non si può fare a pezzi questo qua. Benissimo, ok, va bene. Dunque, facciamo così, l'armiamo lo ste. Non sono stato io. Amici, no, non sono stato io. Via. Porcaccia Eva, sti qua. Calmi, calmi, calmi. Non volevo fare nulla di male. Non volevo fare nulla di male, lo giuro. Lo giuro. Vieni qua. Queste arrivano anche nell'acqua. Ce ne abbiamo uno dietro, uno davanti, però evitano la trappola. Eccola! Non l'ha preso. La trappola fa veramente un bel po' schifo. Proviamo a riattivarla. Se riesco, senza morire, ovviamente. Tac. Vieni qua. Vieni qua. Te, te e te. Ok, perfetto. Abbiamo fatto anche in questa puntata una bella carneficina, devo dire. Sono molto orgoglioso di questa carneficina. Piove a dirotto. Ah, lì ce n'è un altro. Va bene, amico. Vieni qua. Dai, vieni, vieni. Forza. Vieni, vieni, che tocca anche a te. Piacerebbe sapere quanti cavolo ne abbiamo ammazzati di questi qua. Sono praticamente ovunque. Abbiamo raccolto denti a gogo, tanto da farci 8.000 dentiere. E potremmo ritirarci in quest'isola e fare i dentisti. Non sarebbe una cattiva idea, amici. Comunque. Riapriamo il libro e potremmo fare queste trappole là, però scrivete voi nei commenti se volete farlo. Questo è l'obiettivo, è la to-do list, cioè le cose da fare e trovare una via per entrare nel sinkhole, quel buco lì enorme. Finding a missing plane passenger. Ma l'avevo già trovato questo. Esplora la cave della morte. Secondo me alcune cose le abbiamo fatte, ma con gli aggiornamenti si sono perse. Guardate quanti cavolo sono! C'è un attacco devastante. Guardate quanto cavolo sono e io non c'ho neanche una freccia. Non ho neanche frecce né nulla. Non c'ho niente. Sono finite le frecce. Porcaccia Eva. Possiamo fare delle dinamiti? No. Potremmo usare i flare però, non li abbiamo mai usati. Potremmo usare i flare. Vieni qua. Venite qua. Vieni qua, vieni qua. Oh, l'ho preso col flare. L'ho preso, poi il flare è scappato. Guardate dove è andato. Oh, preso un altro col flare. Flare flambé. Preso un altro col flare. Ok, sì, li bruciamo col flare, ma non è che fa molto. Eto! Allora, c'è da dire, amici, che eravamo in una zona dell'isola tranquilla, e questa qua sicuramente non lo è. Cioè, siamo. Eto! Qua si sono incavolati tutti perché abbiamo ammazzato. Quello è scappato! Quello se n'è andato. Via! Vieni qua! Aia! Vieni qua! Aia! Ok, mi manca un po' di stamina. Uno se l'è fugata. Aia! Oh! Okay, devo recuperare un po' la stamina. La stamina. La stamana, stavo dicendo, la stamina. Perché è abbastanza bassa, quindi facciamo il nostro energy mix qua. Là, perfetto. Andiamo a recuperare. Ok, devo dire abbiamo fatto un macello. Veramente un macello in questa puntata. Perfetto. Allora, amici, allora. Facciamo un'altra cosa. Visto che volevo farla, cioè andiamo a dobbare la casa. Adesso si spera, se mi lasciano stare. Ce n'è un altro in arrivo, l'ho visto con la coda dell'occhio. Io farò finta di nulla, sperando che non venga, ma sono già sicuro che verrà qua e sono già sicuro che ce l'ho dietro.
Infatti, guardatelo lì. Ok, perfetto, perfetto. Io me ne vado qua. Ora, non credo che riesca ad arrivare qui. Però, quell'altra cosa che volevo fare era magari fare qualche cosa qua all'interno. E può essere, ad esempio, giusto per, ad esempio, la sedia. Però serve 30 di queste cose qui. E comunque vedete che non la fa piazzare. Cioè non si vede. Ciao amico! È lì fuori, eh. Oh, che cavolo fai? Vuoi venire dentro? Vai via da qua. Allora, la sedia non la fa piazzare. Possiamo provare a fare il letto. Il letto sì. Il problema del letto è dove cavolo lo piazzo. Cioè, qua ci sta. No, si va a sovrapporre. Qua si va a sovrapporre. Però potrei magari farlo così. In qualche modo così, castrato in qualche modo qua, potrebbe starci. Serve un botto di cose che ovviamente non abbiamo perché ci mancano anche le pelli. Comunque si può fare. Questo ci sta aspettando lì. Cioè non c'è. Questo qua è l'uomo carbonizzato. Guardatelo. Guardatelo, scappa. È impazzito, amici. È impazzito. Aia. Allora, oh, è morto subito. Raccogliamo i denti. Che non fanno mai male. Allora, amici, io direi che per questa puntata è tutto. Ci vediamo nel prossimo fottuto video dove andremo avanti e nel prossimo video, oltre a finire quel letto lì, andremo appunto, direi che salvo imprevisti, andiamo nel buco centrale passando per una delle caverne che ci sono da questa parte qua ed è per questo che ho fatto lì, sì, l'isola galleggiante, la casa galleggiante. Passeremo in un buco qua. E andremo appunto verso il centro di quel buco là, perché una delle due caverne che c'è qua dovrebbe arrivare esattamente lì. Almeno ci spero. E proviamo anche a esplorare quella parte lì. Quindi, da Amoruso è tutto. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, commentate e condividetelo. Amici, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.